Benvenuto all'invito. Oggi siamo qui per scoprire il vero sé, il nostro essere, la realtà secondo la visione profonda ed esperienza vissuta dai grandi saggi e veggenti di tutti i tempi. Per grazia dell'invito faremo anche noi esperienza diretta del fatto che esiste solo il sé con cui noi tutti siamo una cosa sola. Se aspiri a scoprire il sé e provi un forte impulso a liberarti, questo invito va per te. La grazia ha instillato nel tuo animo questo profondo desiderio, permettendoti di giungere a questa comprensione senza ulteriori ritardi. L'invito funziona, funziona, funziona. Ieri, oggi, domani e sempre. Iniziamo. Tu dici: voglio conoscere la verità, così com'è realmente. Ti prego, aiutami. Voglio sapere chi sono veramente ed esserlo. Essere quello che sono davvero, non l'ego, né i miei condizionamenti. Non voglio perdere altro tempo. Voglio farla finita con tutto ciò che è falso. La mia vita, vissuta con la convinzione di essere una persona, mi sembra molto limitata e superficiale. Non va poi così tanto bene. Voglio conoscere Dio ed essere in armonia con Lui, con la verità. Aspiro a risvegliarmi ora e a prendere definitivamente consapevolezza di quella perfezione immutabile a cui alludi quando parli e che io stesso vedo in te. Puoi aiutarmi? Io ti invito dallo spazio dell'essere. Entra, entra. Ma prima togliti le scarpe e lasciale fuori. Un'altra cosa, lascia fuori anche la mente, perché ti sarà solo d'impaccio nel trovare quel che più desideri. Ma come faccio a lasciare fuori la mente? Ti chiedi. Lasciare fuori la mente vuol dire semplicemente mettere da parte tutte le tue idee. Metti da parte l'idea che hai di te stesso. Lascia perdere tutto quello che pensi di sapere su di te e sulla vita. Ti chiedo di farlo solo per la breve durata di questa serie di indicazioni. Ignora tutti i pensieri che riguardano il passato, tutti i ricordi che riportano la mente al passato. Non lasciarti sfiorare dalle preoccupazioni per il futuro, perché nessuno ha mai realmente vissuto il futuro che si era immaginato. E metti da parte anche tutte le interpretazioni del presente. Lo dico perché adesso non abbiamo alcun bisogno di far riferimento a tutte queste cose. Non sono rilevanti nella ricerca della libertà, anzi, sono spesso d'intralcio. Quindi, per ora, lascia da parte tutto questo. Sii totalmente vuoto e libero. Puoi accettarlo? Non restare aggrappato neanche ai sogni o ai desideri, come ad esempio al mondo ideale dove vorresti vivere o alla persona che vorresti diventare.
perché sono tutte cose basate sull'immaginazione e sui condizionamenti. Hanno qualcosa di vero? Forse. Ma ora ti chiedo di prenderne distanza e lasciarti tutto alle spalle. Fidati. Proseguendo, lascia fuori anche il senso dell'io personale, cioè chi hai creduto di essere finora. Adesso che andiamo più in profondità, di tanto in tanto potrebbe emergere un po' di paura o una certa opposizione. C'è da aspettarselo. Quindi non lasciarti prendere dal panico. Non sviare da queste indicazioni e non distrarti. È importante mollare tutti i pensieri. Resta vuoto, nient'altro. Capirai presto il perché. Quando avremo finito, potrai tornare a identificarti con la tua persona e col suo mondo, se vuoi. Li ritroverai ad aspettarti là dove li hai lasciati, ma solo se li vorrai recuperare. Altrimenti ti accorgerai che erano fatti solo di pensieri a cui davi credito. Proseguiamo. Non devi creare, immaginare o visualizzare nulla. Per cui non preoccuparti, non puoi sbagliare. Non ti chiedo di fare assolutamente niente. Al contrario, scoprirai che ignorare tutto è una cosa semplice e naturale. Per ora, lascia da parte persino il desiderio dell'illuminazione. Fidati, non lasciarti coinvolgere dalla mente. Rimani semplicemente così come sei. Non è un sollievo? Adesso che entri, sei vuoto. Ottimo. Benvenuto. Resta vuoto, a zero. Non tornare indietro e non andare avanti. Non accogliere nuovi concetti o idee. Ora voglio che tu ne faccia davvero esperienza. Riconosci questo luogo spontaneo. In questo istante sei nel cuore, sei proprio il cuore. Semplicemente dimora dentro quel che resta da sé. Rimani ciò che resta. Questo è il tuo stato naturale. Non c'è nulla da fare o disfare. Qui non ci sono concetti. Non c'è il tempo, il passato, il futuro e neppure l'adesso. Non c'è nulla da conservare, da paragonare o da attendere. Sei oltre la forma, indefinibile, eppure sei assolutamente qui. Resta in silenzio, senza fretta. Dai spazio a questa scoperta. Ora, in questo spazio sconfinato, nota come tu non stia facendo alcuno sforzo per essere te stesso. Ogni pensiero, sentimento o sensazione è come una nuvola passeggera. Tu sei come il cielo, vasto
e immutabile. Nota lo spazio illimitato della consapevolezza senza forma, soltanto il senso dell'essere nella sua essenza, naturale, silenzioso e vuoto. Non è nulla in particolare, è solo ciò che è, ciò che era. E ciò che potrebbe essere si sono allontanati senza lasciar traccia. Nota che non sei in attesa. Nota anche che la tua mente è lucida, non in qualche stato immaginario. Rimane solo lo spazio della consapevolezza senza forma. Sei consapevole di te stesso in modo naturale. La percezione accade spontaneamente e senza alcuno sforzo. Non stai creando né accumulando nulla. Sei immacolato. Adesso forse la mente ti dice, che noia, non c'è niente di niente qui. A che serve? Non stiamo andando da nessuna parte. Sono solo parole. Va bene, a livello intellettuale capisco tutto, ma non mi aiuta affatto. È di vitale importanza non farsi risucchiare nella ragnatela della mente. Non fidarti della mente. Non crederle. E non farti coinvolgere. Non lasciarti scoraggiare né distrarre. La mente non cerca altro che di convincerti con l'inganno a ritornare nella sfera personale, in modo da lasciarti ignaro del tuo stato autentico e del tuo vero potere, del fatto che tu sei la consapevolezza mai nata. Con questi trucchi la mente sta cercando di riaffermare la sua esistenza. Renditi conto che la mente ingannatrice può aggredire soltanto l'idea che hai di te stesso e non il tuo vero sé, perché quello è fuori dalla sua portata. Tu sei l'intelligenza senza forma in cui tutto appare, il sé che rimane inalterato e puro. Senti cosa significa semplicemente essere. Tu sei esistenza spontanea. Per essere non devi seguire delle istruzioni. Non è che in futuro sarai o diventerai. Nel momento in cui scopri che sei l'esistenza spontanea, non resta nulla da costruire o da cambiare, nulla da aggiungere. Sei già completo così, nel tuo essere. Non sta forse diventando sempre più ovvio? Sii un tutt'uno con questa certezza. Al momento ti trovi nello spazio naturale, che è privo di ego e libero. Prenditi un po' di tempo per convalidare l'esperienza che hai fatto finora, per digerirla e assimilarla. Ora che ti trovi nello spazio dell'essere,
Vorrei farti alcune domande, semplici ma importanti. Ogni singola domanda ti aiuta a fare esperienza diretta del tuo sé autentico. Il loro scopo non è spingerti a pensare o a imparare, ma piuttosto a scoprire e svelare la verità ultima. Nota anche come la contemplazione di ogni domanda accade all'interno della consapevolezza pura e immutabile, dello spazio sconfinato dell'essenza dell'essere. Le risposte devono scorgere dalla tua intuizione ed esperienza diretta. Devono venire dritte dal cuore. Rilassati. Ascolta con tutto te stesso. Presta la massima attenzione per non perderti neanche una parola. Ecco le mie domande. Questo spazio che è spontaneamente presente, che chiamo essenza dell'essere o ciò che è, seppure indefinibile, è assolutamente vivo, non è vero? È come un'immensità inafferrabile e intelligente. Ne sei consapevole? Are you aware of this? L'essenza dell'essere è forse un oggetto? Is the isness an object? È una sensazione? Is it a feeling? Ti sembra qualcosa di estraneo o di poco familiare? Does it feel strange or unfamiliar to you? Esistono limiti o confini oltre i quali non esiste? Or any boundary beyond which it is not? Rimani concentrato. Stay focused. Ha forse una forma, un aspetto? Does it have an image? Può ad esempio essere fotografata o in qualche modo catturata? Can it be photographed or captured in some way? Può provare desideri, attaccamenti o paure, o esserne turbata? Desires, attachments, or fears. Può appartenere o essere di proprietà di una persona, una religione, una filosofia o una dottrina? Religion, philosophy, or doctrine. Rimani vigile. Remain. Può compiere azioni. Does it perform actions? La consapevolezza in se stessa può forse pensare o meditare? Think or meditate. Può lasciarsi sopraffare dalle emozioni? Can it become emotional? L'essenza dell'essere può essere depressa, confusa o arrabbiata? Be depressed, confused or angry. O può essere gelosa, insicura o sentirsi respinta? Insecure or rejected.
l'essenza dell'essere dipende dal fatto che si creda alla sua esistenza? È qualcosa di immaginario? Is it being imagined? Si può ammalare? Can it become sick? Può soffrire o causare sofferenza? Or can it suffer or cause suffering? Può essere favorevole o contraria a qualcosa o qualcuno. Or against anything or anyone. Mi raccomando, mantieni la concentrazione. Please stay alert. L'essenza dell'essere ha delle necessità. O le può mancare qualcosa? Can it lack anything? Si può distrarre ciò che è? Can isness be distracted? Può avere problemi? Can it have problems? Può in alcun modo essere influenzato o manipolato? Influenced or manipulated in some way. Può essere vincolato o liberato? Can it be bound or liberated? Stiamo procedendo molto bene. Continua a seguirmi. Well. Stay with it. Nell'essenza dell'essere c'è forse il tempo o esistono delle stagioni? Ora, da dove ti trovi? Rispondi. Now, l'essenza dell'essere è nata? Was isness born? Ha avuto un inizio? Does it have a beginning? Può morire? Can it die? Ripeto. L'essenza dell'essere è nata? Was isness born? Ha avuto un inizio? Does it have a beginning? L'essenza dell'essere può morire? Can isness? La risposta ti deve essere chiara. Please be clear about this. In questo momento stai scoprendo l'essenza dell'essere. Ma dove è stata finora? But where has it been all this time? Può andarsene o svanire? Can it leave or fade? E dove mai potrebbe andare? If it can leave, where could it go? Esiste forse un luogo dove l'essenza non esiste? Where isness is not. L'essenza dell'essere è un qualcosa di personale? Is isness personal? Se non è una persona né un oggetto percepibile, come si fa a riconoscerla? How is it being recognized?
La mente può funzionare al di fuori di ciò che è? Può forse esistere qualcosa al di fuori dell'essenza o della consapevolezza? Il riconoscimento dell'essenza dell'essere può aver luogo al di fuori dell'essenza dell'essere o separatamente da essa? Infine, c'è distanza tra te o il luogo in cui ti trovi e ciò che è? Ripeto, c'è distanza tra te o il luogo in cui ti trovi e ciò che è? Se non c'è distanza o separazione tra te e la consapevolezza, ossia tra te e l'essenza dell'essere, allora tutte le risposte che hai dato devono per forza riferirsi a te e devono emergere direttamente da ciò che è, ossia dal tuo vero sé. È una scoperta troppo grande perché tu la possa accettare? E se così fosse, chi saresti tu che devi accettarla? Il riconoscimento dell'essenza dell'essere ha ovviamente un carattere non fenomenico, ossia avviene a un livello intangibile e invisibile, poiché in che altro modo si potrebbe riconoscere ciò che non ha forma? Non può essere nient'altro che l'essenza a riconoscere l'essenza. Quindi, ciò che è e ciò che sei devono irrefutabilmente essere un tutt'uno. La mente potrà pure cercare di metterlo in dubbio, ma è troppo tardi. Sei già dentro. Sei già qui. Radicati in questa certezza. Be confirmed in this. Ti è stato presentato il tuo puro essere. Ammetti che qui non sei in visita. Sei mai stato più calmo, appagato e completo di adesso? Questa è la tua vera casa. Questo è il tuo vero sé. This is your true self. Abituati a rimanere tutt'uno con l'essenza dell'essere, ad essere l'essenza. Portali tutta la tua attenzione. Stabilisciti in essa. Riconoscila. Stay with it. Amala. Godine. Love it. Sii questa essenza. Gradualmente anche questi sforzi iniziali scompariranno, lasciando risplendere l'ovvia verità che si rivela essere pura consapevolezza, l'unico sé autentico. Goditi la tua libertà. Goditi il sé.
Eterno amore, Muji. Timeless love, Muji. Good morning. Welcome everyone to this satsang with Muji Baba. Buon mattino e benvenuti tutti a questo satsang con Muji Baba. We are so delighted that you're all here. We have some practical announcements today. È un piacere per noi che voi siate tutti qua. Abbiamo alcuni annunci pratici e prima di tutto Drishti comincerà. Muji Baba ji ke satsang mein aap sabka swagat hai. Yadi aap satsang hindi mein sunna chahe to aap hindi mein anuvad sun sakte hain. उसके लिए आप आपका स्मार्टफोन लेके गेट के पास ट्रांसलेशन डेस्क है वहां शिवम को जाके मिलिए वो आपका फोन सेटअप कर देगा ताकि आप हिंदी में सत्संग सुन सके जैसे मुझे बाबा यहां बोलेंगे आप लाइव सुन पाएंगे यदि आप घर से सत्संग देख रहे हैं तो उसका लाइव प्रदर्शन है आप muji.tv पे जाएंगे लाइव सत्संग में जाएंगे तो भारत का जो झंडा है उस पे क्लिक करेंगे तो आप हिंदी में सत्संग सुन सकते हैं यदि आपको मुजी बाबा से कोई प्रश्न पूछना है आप हाथ ऊपर कीजिए और वो अगर आपको माइक पे इनवाइट बुलाते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई हिंदी में अनुवाद कर दे तो हमारे संगा में से कोई आ जाएंगे आपका प्रश्न हिंदी में कहने के लिए और गुरुजी के प्रश्न उत्तर आपको हिंदी में समझा देंगे और कल शाम को 6 बजे भजन हैं जो हमारे संगा बहुत प्यार से भगवान के गुण गाते हैं तो शाम को कल 6 बजे भजन के लिए जरूर आइएगा नमस्ते धन्यवाद थैंक यू सो मच व्हाट दृष्टि वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग देयर इन हिंदी इज दैट वी आर ऑफरिंग अ लाइव ट्रांसलेशन सर्विस che offriamo un servizio di traduzione dal vivo e se volete ascoltare il satsang nella vostra lingua nativa ci sono diverse lingue che offriamo ogni giorno e proprio fuori c'è un tavolo di fianco all'uscita dove potete avere più informazioni e possono preparare il vostro telefono così che potete ascoltare la traduzione e anche se ci seguite online potete vedere una bandierina sulla quale potete fare clic e ascoltare il satsang nella vostra lingua madre. Per questo servizio di traduzione è molto importante che tutti gli altri qui nella sala spengano i loro telefoni e prendetevi un momento e fatelo adesso, per favore. Magari pensate, sì, ma l'ho messo in modalità silenziosa nella mia borsa, ma ha comunque un impatto sul nostro sistema
e sul nostro servizio di traduzione e anche sulle nostre registrazioni. Quindi per favore fatelo adesso. Alcune persone utilizzano questo servizio di traduzione senza gli auricolari e questo significa che tutte le persone che siedono attorno a loro sentono la traduzione. Quindi insistiamo sul fatto che utilizzate gli auricolari e se sentite qualcuno che utilizza il servizio di traduzione e sentite il suono che esce dalle loro auricolari, indicatele a qualcuno del team della sala così che possono dirglielo. Qualche parola sul programma. Ogni mattina alle 9:15 facciamo, possiamo sentire la registrazione dell'invito alla libertà ed è una meditazione incredibile per raccoglierci e giungere nel silenzio qui nella sala ed è anche offerta con le traduzioni. We are playing the invitation while people are coming in from the lottery and it's a little unusual. L'invito. The shop is open, people are coming in. Si sente l'invito mentre le persone entrano e anche il negozio è aperto. Forse sembra un po' inusuale. Ma credo che comunque possiamo, questo possa funzionare. Quindi vi chiediamo che se entrate, dopo che l'invito è già iniziato, di essere attenti, consapevoli, di muovervi in silenzio. E così funzionerà bene. After 9:15. Vi chiediamo di prestare attenzione a questo now, quando entrate. Qualche parola sul programma. Questo pomeriggio alle 3:30 faremo vedere un video di un satsang qui nella sala. Lo faremo forse due volte alla settimana. E abbiamo scelto un satsang particolarmente potente da mostrarvi e le porte apriranno alle 3 e il satsang dura più o meno un'ora. Domani alle 6 di sera ci saranno i bhajans qui. I bhajans sono dei canti devozionali della musica che eleva lo spirito e per noi è davvero parte del programma del satsang. Ovunque andiamo al mondo e facciamo i ritiri offriamo anche satsang, siete tutti molto benvenuti domani alle 6 di sera. Vorrei dire qualche parola sulla sangha internazionale. Abbiamo un team che si occupa della sangha internazionale ed è qualcosa che è cresciuto in maniera molto organica quando i satsang avevano luogo in diversi luoghi al mondo, le persone incontravano Mujib Baba e poi volevano continuare ad incontrarsi o magari alcune persone che si chiedono se c'è qualcuno che anche segue Mujib Baba nella stessa città dove abitano nei dintorni. E noi abbiamo creato un piccolo team che aiuta a rispondere a queste domande, a mettere in contatto le persone. E questo team è qui presente durante la stagione dei satsang in India. Ed è una bellissima opportunità affinché loro possano incontrare voi e voi possiate incontrare loro. E avete delle domande? Potete passare fuori al tavolo del Sangha internazionale o anche se siete parte di un sangha potete andare a semplicemente fare un saluto e c'è una bacheca delle informazioni per i gruppi sangha che è appena fuori dall'uscita dove mettiamo le scarpe e lì potete trovare maggiori informazioni. Questa domenica ci sarà un incontro alle 4 di pomeriggio del Sangha internazionale. Siete benvenuti. Qualche parola in generale su come mantenere la salute. Siete coscienti che ci sono dei virus o delle influenze che girano, quindi noi vi consigliamo che se siete malati, se state male,
restate a casa, guardate il satsang sul nostro sito online piuttosto che venire qui nella sala. Our guys are suggesting per prendervi cura della salute di ognuno qua, se dovete tossire o starnutire, vi consigliamo di farlo in questo modo, tossendo all'interno del vostro gomito, così eviterete di spargere i germi. E ci sono delle altre informazioni che troverete fuori sulla nostra bacheca principale delle informazioni. E troverete su questa bacheca anche delle altre informazioni importanti. Una richiesta dal team che si occupa della sala vi chiede di per favore non sedervi su delle sedie o su dei posti che sono stati riservati, perché sono stati riservati per delle persone che sono in dei ruoli particolari, hanno bisogno di sedersi in un certo posto, magari persone che hanno difficoltà motorie, e quindi per favore rispettate questi posti riservati e anche non portate né cibo né tazze aperte qui nella hall, soltanto delle bottiglie chiuse. E poi fuori dalla sala o sul fondo della sala abbiamo un cestino degli oggetti smarriti. Quindi se non trovate qualcosa passate e date un'occhiata. Tutti i satsang chiarisci che sono registrati e trasmessi in diretta online. Accedendo a questo edificio e partecipando al satsang, accettate che Mushi Media Limited utilizzi la vostra immagine e voce nelle riprese e nelle registrazioni effettuate durante il satsang. Se non desiderate essere ripresi e fotografati, vi invitiamo a sedervi in fondo alla sala, in modo da rimanere fuori dalla portata delle videocamere. Per favore non fate fotografie né delle registrazioni personali. Adesso qualche parola sul negozio Sangha Shop, che è proprio dietro nell'angolo della sala ed è aperto prima e dopo il satsang. Lì potete trovare i libri di Mugi Baba e altri oggetti. Ve lo diciamo perché tutto ciò che viene offerto lì è a supporto di questi satsang. E al momento abbiamo delle difficoltà ad utilizzare le carte di credito che non sono indiane, quindi abbiate un po' di pazienza per queste cose, perché stiamo lavorando a questo per trovare una soluzione. You can visit the online shop, per coloro che ci seguono online potete visitare il nostro negozio online. Troverete il link sulla pagina muji.org. E su questo shop online troverete molte più cose di quelle che abbiamo qui al negozio, nella sala. These satsangs are supported by your donations. Qualche parola sulle donazioni, perché questi satsang sono davvero resi possibili dalle vostre donazioni. Senza di esse non potremmo essere qui. E alcune persone pensano, farò una donazione alla fine della stagione dei satsang, ma è molto facile dimenticarlo. E abbiamo molto equipaggiamento. All of these things are come i grandi schermi che aiutano a vedere Mugi Baba se siete seduti sul fondo o altre cose che contribuiscono a questi satsang e che comportano dei costi. E quindi con le vostre donazioni voi rendete tutta questa infrastruttura possibile. Dopo il satsang, i movimenti di Mugi Baba sono sempre molto spontanei e noi vi chiediamo, voi non avvicinatevi a lui per contatto fisico, per degli abbracci. Lo sappiamo che spesso c'è un istinto di volersi avvicinare, abbracciarlo e incontrarlo in questo modo. Ma con questi virus che sono in giro al momento è meglio non avere troppi contatti, anche noi
gli uni con gli altri. E anche questo contatto fisico può essere stancante. E per noi è importante che Mujib Baba rimanga in salute durante tutta questa stagione dei satsang. E vi chiediamo a tutti di aiutarci in questo, di non avvicinarvi a lui in questo modo. Non c'è neanche bisogno di correre fuori per il darshan alla fine del satsang. Per favore, rimanete qui con Mujib Baba, che è qui e ci incontra tutti qui e vuole che voi tutti sappiate che siete tutti nel suo cuore, ugualmente nel suo cuore. Mujib Baba sarà qui tra poco. करता पुरख निर्भो निर्वे अकाल मूरत अर्जुनी से भंग गुरु प्रसाद जप सच जुगाद सच चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहसियान पलक होए ताईक न चले सचियारा होइए केउ कूड़े तुट्टे पाल हुकुम रजाई चलना
Om. Namaste, welcome everyone to satsang. Namaste e benvenuti tutti al satsang di stamattina. È bello vedervi. C'è un po' di eco. Non so se lo sentite anche voi, sentite bene dietro? Thank you. Welcome also to those grazie, benvenuti anche coloro che ci seguono in diretta dal vivo. Welcome, of course, and benvenuti anche a voi. Whether you are watching online or you're physically present here, che voi ascoltiate in diretta via internet o se siete qui presenti nella sala, ciò non diminuisce l'essenza di ciò che condivido, che è al di là dello spazio e del tempo, quando entra nel cuore. Thank you. Grazie. I'm seeing that there are some letters coming in, few. Vedo che abbiamo anche delle lettere che sono arrivate da persone che ci seguono in diretta via internet. Puoi venire tu? Namaskar. 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 I wanted to speak about the swinging or the oscillation that you spoke about yesterday. Di questa oscillazione di cui parlavi ieri. Really deep, la mia esperienza è che for like one month where I felt that per un mese ho avuto un'esperienza molto profonda, dove ero qui costantemente. Then it felt like it went away. Come hai detto ieri, poi dopo like questa sensazione che se ne fosse andato. Ma io ero così sicuro di questo in quel momento. E quindi io osservo quel momento, la differenza di come mi sentivo quando pensavo di averlo trovato e come mi sentivo quando pensavo di averlo perso. È come se c'è un ricordare automatico che io ero sempre qui. La vita continua e cose personali accadono, ma c'era quel tempo, questo ricordare così automatico, così veloce, che io sono qui. Ci voleva meno di un minuto per ritrovare questo posto, questa posizione, ma poi quando l'ho perso è come se questa memoria, questo ricordo stentasse ad arrivare, arrivasse molto più lentamente. E ieri ciò che ho capito, che ho compreso realmente, è che entrambe queste posizioni sono osservate da uno spazio più profondo. Possono esserlo. Cosa intendi? Voglio dire che tu hai avuto un'esperienza in cui avevi l'impressione che tutto si sviluppa in maniera naturale nella tua presenza, non ti sentivi così attivo nel manipolare la vita, semplicemente era un dispiegarsi. Ed eri molto felice e calmo e vedevi che in un certo modo la vita si prende cura della vita, così. Ma poi hai detto che questo è passato, questo stato è passato ed è sei giunto in uno stato che era di nuovo più personale, in cui eri di nuovo più coinvolto, quindi in questo stato precedente in cui ti sentivi completamente in armonia, sapevi spontaneamente, io sono sempre presente. Ma nello stato seguente, quando sentivi che la mente è tornata, ti ci voleva del tempo per riflettere e dire ma io devo essere ancora qui, eppure la mia esperienza è che mi sento spinto in questo rumore dalla persona. E poi hai detto ieri, hai sentito di aver capito che ci deve essere un'altra posizione, una posizione più stabile, dalla quale entrambi queste polarità di questo oscillare sono percepite, ma questa posizione non oscilla, è una posizione di quiete,
e tu hai detto ho trovato questo stato di tranquillità e di pace. Perché se n'è andato e dove può andare? Ho trovato questo luogo, questa posizione di tranquillità, di pace. Com'è possibile che ora ho l'impressione che se ne sia andata? E io ti ho detto, sembra che se ne vada. Perché quel tu che l'aveva trovata non se n'è andato. Quando il ricercatore trova ciò che stava cercando, la ricerca è finita. Quando il cercatore trova ciò che stava cercando, perde il nome di ricercatore. In quel momento io sentivo davvero che il cercatore se n'era andato, era scomparso. Doveva esserci comunque ancora qualcosa che sentiva, ah, se n'è andato. Quando sei in quello stato della coscienza, non è qualcosa che trovi, ma tu sei questo. Se per te è così come lo descrivi, è perché hai mantenuto questa idea che un'identità personale abbia raggiunto qualche cosa o trovato qualche cosa. Questo non è lo stato ultimo. Anche questa identità non è così stabile. Ogni tanto si sente molto felice di qualcosa e poi di nuovo no. Ed è così che mi sentivo ieri. Ero di nuovo troppo felice di averlo ritrovato e dopo di nuovo troppo infelice di averlo perso di nuovo. Colui che è felice, che è così felice, c'è una dualità in questo. Questa idea, oh, ho raggiunto qualcosa, adesso l'ho trovato. E le persone poi dicono, abbine cura. E questa non è una cosa così cattiva di dire, no? Perché quando tu trovi questo, marina in esso, rimani con esso, piuttosto che invece semplicemente farti goderti questa gioia che poi se ne passa, ma questo me che lo trova lentamente scopre che non ha trovato qualcosa ma che è questo. Ma per scoprire questo ci vuole del tempo, è un'esperienza che matura nel tempo. E magari può avere l'impressione, ah, l'ho trovato, però poi l'esperienza se ne va più tardi. La mia esperienza è che ogni volta che ho un'impressione, ah, adesso l'ho trovato, mi sento più vicino adesso. Avevo anche l'impressione che non ho bisogno di parlarne con nessuno, era una cosa molto interiore. Eppure ciò che ho realizzato è che ero troppo felice di averlo trovato, non ero neutrale. So what I wanted to also, maybe my question is, e la mia domanda è, ciò che ho capito è che ciò che io sono non ha nulla a che fare con la memoria, con i ricordi. Quando io sono questo, sembra che questo ricordo del io sono è costante, ma quando lo perdo, questa memoria, questo ricordo non è sempre qui. Quando io sono in quello stato, il ricordarsi non ha nulla a che fare con esso. Right now, do you have to remember that you are? Adesso, no. Tu hai bisogno di ricordarti. But there was a time that sei. You had to remember, no. Maybe as a child. Eppure, when we were just, c'è stato un tempo in cui dovevi ricordartene. There was a time quando eri when un bambino body, dovevi magari ricordarti determinate cose o associarti con il corpo. Magari c'è stato un momento, un periodo in cui non eri ancora così identificato con questo corpo. Magari vedevi qualcosa, volevi prenderla,
E ancora non riuscivi ad afferrarla perché non era come se questo corpo non fosse ancora tuo, avevi bisogno di imparare a muovere, a far funzionare questa macchina del corpo. E poi col tempo ti sei trovato sempre più a tuo agio in questo corpo, qualcuno poteva dirti tocca il tuo occhio destro, quello sinistro, e potevi farlo, ma per un periodo di tempo non era così. E più per te era facile muovere questo corpo, più l'identificazione con questo corpo si rafforzava. Ma anche prima che tu ti identificassi con questo corpo, tu eri lì. Anche i pensieri puoi osservarli e vedere. Io non sono questi pensieri. E la maggior parte degli esseri umani sono ancora profondamente presi da questa credenza che di essere questa mente, questi pensieri. E questo è una modalità della coscienza che è molto ristretta, è molto limitata, e adesso tu sei in grado di osservare. C'è un esempio che ho già condiviso precedentemente. Se puoi immaginarti che su una scogliera c'è un albero, proprio in alto questa scogliera c'è un albero, e su questo albero c'è un uccello che sta costruendo un nido da mangiare ai piccoli. Questo uccello rappresenterà in questa metafora la nostra vita nel mondo, avere un lavoro, avere una famiglia, fare tutte queste cose che a cui aspirano la maggior parte degli esseri umani in tutto il mondo. Questo è l'uccello attivo, è la vita dinamica. Sullo stesso albero, su un ramo poco più sopra, c'è un altro uccello che all'apparenza è identico, ma questo uccello non sta costruendo niente. Osserva, quieto. E lui può vedere le attività del primo uccello, ma questo secondo uccello non sta costruendo niente. Non vola in giro, è lì, silenzioso. Questo secondo uccello rappresenta la nostra capacità di osservare con distacco tutte le attività, tutta la danza degli elementi, tutto ciò che accade davanti ai nostri occhi, tutte le forme, i movimenti, tutto ciò che è soggetto al tempo e al cambiamento. E può anche vedere il mondo che sta da quest'altra parte degli occhi, dentro i nostri sentimenti, i nostri pensieri. E questo secondo uccello è dentro al primo uccello, si potrebbe dire, è il suo cuore. Quindi nell'avere una vita, fare tutte le cose di cui abbia bisogno, scrivere un'email, fare una telefonata. In te, nel tuo sé cosciente, c'è una capacità che ti permette di osservare allo stesso tempo tutte queste cose mentre accadono. In questo luogo dell'osservatore, questo luogo non è così dinamico. In esso c'è un silenzio, un vedere, un fare esperienza, ma senza sforzo. Puoi fare esperienza di questo nella tua vita dinamica? Sì. Questa posizione del secondo uccello. Se possiamo riconoscere il posto in noi stessi, se possiamo riconoscere in noi stessi questa posizione dove abbiamo la capacità di osservare la vita dinamica che ha luogo interiormente ed esteriormente, ma da un luogo di silenzio, di quiete, questo luogo, questa posizione di silenzio è quieta, eppure può osservare tutte queste cose. Questo noi lo chiamiamo
lo spostamento, il muoversi dalla posizione, dalla persona alla presenza, quando diventiamo consapevoli della capacità di osservare semplicemente, non così guardandoci in giro con gli occhi, ma in questa quiete, questo osservare non è qualcosa che fai, è qualcosa che accade. Quando raggiungi questa dimensione della percezione, ti accorgi che il tuo essere si sente molto felice e in silenzio, perché non è così facilmente spinto nel traffico della vita dinamica. Questa è la posizione del secondo cielo, per così dire. Molte persone sono giunti a questo luogo della posizione e sono molto attratti adesso e si sentono molto grati di poter essere in questa posizione in cui possono osservare le cose senza essere così spinti in esse. Ed è lo spazio di ciò che possiamo chiamare Sat Chit Ananda, in cui tu intuitivamente sai di esistere, al di là del tuo corpo. Sei cosciente della tua esistenza, Sat Chit, e sei in uno stato di gioia, di beatitudine, Ananda. And I would say, stabilize here, get used to this position, because you will feel ti consiglio less busy, more empty, stabilizzati in questa quiet, posizione, more spontaneous, perché more intuitive, you know? È molto più spontanea, intuitiva, vuota, è uno stato molto più piacevole di quello della persona. E certe persone ad un certo punto riconoscono che anche questo stato meraviglioso dell'osservare è esso stesso osservabile. When it happens that you e quando are questo in the accade, whereby this wonderful state of being, of I amness, quando sei of presence, in questa posizione, in questa situazione in cui no, vedi che questo, in line with what I'm speaking right questo now. Stato del io sono è esso stesso osservabile. Where are you? You see? What cosa is sei like? Tu in quel momento? Come ti you senti? See that the first bird is vedi che il primo uccello a functioning of the mind, of identity, chiaramente of, è solamente un funzionare say, della mente, dell'identità, projections of ideas, desire, attachments, delle nostre proiezioni, delle idee, degli attaccamenti. The second bird è un ambiente molto dinamico. Il secondo uccello è molto più silenzioso e osserva tutto questo. Questo secondo uccello sembra essere molto silenzioso e molto quieto, ma questo secondo uccello non è esso stesso anche solo una funzione. Lasciamo un po' di spazio attorno a queste parole. Questo secondo uccello, che relativamente è un luogo molto quieto confronto al primo uccello, questo secondo uccello, che puoi anche osservare, non è esso anche una funzione? Sì, funziona nella forma di un osservatore, di un testimone. Quindi anche questa capacità appare all'interno di un campo della coscienza che è più profondo e che non ha nessuna caratteristica personale. Molti di voi stamattina hanno ascoltato l'invito prima del satsang. E l'invito non ti dice di fare niente, indica semplicemente uno spazio in te che puoi, e tu puoi seguire queste indicazioni finché scopri che in questo spazio tu non fai niente, non pensi niente, non diventi niente, non c'è rabbia, non c'è desiderio. This is not a belief system, it's not a mood,
non è un sistema di credenze, non è un umore momentaneo. E tu puoi riconoscere questo immediatamente. E a questo punto io ti chiedo, senti che ti manca qualcosa? Coloro di voi che hanno ascoltato l'invito e l'hanno abbracciato come guida, come amico, hanno l'impressione che a un certo punto dicono, oh, mi manca il mio appartamento. No, è una sensazione di completo appagamento. Where the mind is still active and the sense of yourself, the idea you have of yourself, is still virile. Quindi anche se la persona, questo stato mentale è ancora attivo, it is not concerned about that. So if I find myself, questo stato naturale è lì e lo osserva e non è disturbato dalla persona e dai suoi movimenti. Quindi se io sono in questo stato, possiamo essere più specifici a riguardo di questo. Se tu hai l'impressione, no, quando raggiungi questo stato dici, ah sì, l'ho raggiunto di nuovo, anche questo è una sensazione, un sentimento che semplicemente emerge all'interno di questo spazio. Se tu ti identifichi con questa sensazione, quando questa sensazione se ne sarà andata, tu hai l'impressione di essertene andato insieme ad essa. Ma questo spazio non è un sentimento, non è una sensazione. Essi appaiono in questo spazio e li puoi osservare, andare e venire. Questo spazio semplicemente è la cosa più naturale e ciò che sembra così difficile per noi evaluating things to say how big they are and how much they sembra così difficile afferrare questa cosa perché noi siamo così abituati a giudicare, valutare ogni cosa e non possiamo applicare il nostro modo di pensare al sé. And realizing that is good because it frees up more space. Tutti questi if we are simply pursuing sentimenti e pensieri si mettono di mezzo, sono di intralcio. Se tu hai delle idee preferite, dei concetti, di qualcosa e ti attacchi ad essi, facendo così potresti perderti perché cerchi solamente di raggiungere questa idea che hai di come sarà. Io credo che anche mi sto aspettando qualcosa di più grande di ciò che in realtà accadrà quando troverò me stesso. Sapete, la cosa incredibile è che c'è solamente il sé. Tutto questo parlare, cercare il sé, volare, arrivare a Rishikesh, tutta questa danza della coscienza dinamica emerge in questo sé che è sempre presente, la cosa più naturale. Il sé non assomiglia a te, non ha la tua faccia, non ti assomiglia, non assomiglia alla tua forma, non assomiglia a nulla. Non è qualcosa che puoi trovare e tenere. Anche l'idea di qualcuno che lo trova e lo tiene e poi lo perde sono solamente delle idee che appaiono momentaneamente in esso, sono nuvole di passaggio, così come tutte le cose che percepisci. E adesso dici, ah, aspetta che me lo provo ad immaginarmelo, ah, sì, sì, adesso l'ho trovato. Anche non è neanche questo, e poi dici no, ma non lo troverò mai. Ma anche questa sensazione, questa impressione, questa frustrazione è solo momentanea, nuvole di passaggio nel cielo infinito del tuo essere, del tuo sé. Un mistero per chi? Per quello che sta cercando di completare le proprie proiezioni. Io dico che è ovvio, ma è solo ovvio quando diventa ovvio, no? No, di chi sta parlando quando
Then I say, yesterday we were speaking, e allora dico, ieri dicevo, una delle nostre sorelle è stata al Mahasamadhi di Guruji Srinivasagadatta Maharaj in Mumbai, e stava dicendo anche, Guruji, ho trovato che il maestro diceva, uno dei suoi detti favoriti, uno meno uno. Uno meno uno. You are saying zero. You have tu stai to be dicendo zero, devi essere so zero. Zero mean? Che cos'è zero? Cosa significa? Zero? And can you cos'è be zero? Zero? I'm gonna be zero. No, it's not that. It's speaking to a deep intuition in yourself where you will transcend this field. Sta parlando of conceptual thinking and so on. Un'intuizione più profonda in te di un, rispetto a un pensiero di un, posso venire a questo posto, almeno la mia speranza e la mia intenzione è che ognuno possa riconoscere l'ovvietà di quello di cui sto parlando, la semplicità. Quando abbiamo una convinzione forte della persona, credere nelle nostre proiezioni fortemente, è come se bloccassimo noi stessi, il nostro sé. Ieri mi sono detto, come posso non realizzare questa cosa semplice che tu hai detto, che un coltello può tagliare molte cose ma non se stesso, e mi ha fatto pensare. Questa cosa non può essere compresa dalla mia mente ormai, in qualche modo. Also becomes, I don't know how to do that. You understand? Diventa anche, I'm so used come non so come farlo. Semplicemente essere qui e capirla con la mia mente. Proviamo qualcosa. Diciamo che tu prendi te stesso e il tuo mondo come qualcosa che tu hai creato, tu che l'hai concepito, tutto quello che vedi è quello che tu percepisci, tutto quello che vedi lo puoi percepire attraverso i tuoi sensi e la tua mente, tutto questo che vedi c'è qualcosa che lo osserva, anche il senso della tua presenza fisica è anche quella osservata e non è differente da quello di cui stavo parlando, no? Tutto quello che tu sai viene vissuto, anche l'idea di chi tu sei cambia, viene e va, è tutto che tutto viene e va. C'è qualcosa che tu sai che viene e che rimane? No. Questo è già qualcosa. Niente di quello che hai percepito e vissuto arrivare non è mai cambiato. Tutto è come un traffico che fluttua passando. Anche i miei pensieri e le mie credenze, sì, anche come guardi, anche come guardi. Anche quando avevi 5 anni e ti guardavi nello specchio, a 10 anni c'è una faccia diversa. Anche il corpo cambia, anche i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, le tue ideologie cambiano, le tue religioni, tutto sta cambiando. Quello che mi piace e quello che non mi piace, quello che mi piace e non mi piace. So, chi è quello che lo sta osservando? The fact goes before the proof, no? The experience. Il fatto va prima della prova. All perceivable. Il fatto è che tutti sono osservabili e vivibili. Anche le cose più preziose se ne vanno, passano. Di fronte a cosa stanno passando? Che cos'è che le nota? Tutto questo venire e andare delle forme, delle sensazioni, tutto questo, che cos'è che lo osserva? Chi è che lo osserva? Non è una domanda mentale, prima di tutto. Riconoscila. È vera. Tutto quello che ho creduto, ho pensato, è eureka, l'ho trovato, in qualche modo è andato.
È un vissuto che è passato, è tutto passato, il tempo è passato, le persone, tutto viene e va, un traffico, incluso quello che io penso di me stesso che cambia. Tutte le persone cercano di essere e tutto è passato. Che cos'è che passa? Can it be that that sensation, sometimes I feel like I am sitting in that place, very effortlessly. E in qualche modo sento che sto sedendo in quel posto dove non c'è sforzo, poi mi alzo dalla sedia. Even you sitting in that place is passing. Anche, ascolta, anche quello che tu stai, quello che sta seduto sta passando. Perché tu ti tieni stretto. Sometimes I come, I found even the absolute. Al viaggiatore, a volte ho trovato anche l'assoluto, è andato. Dove può andare l'assoluto? Se tu qualcosa che ha attratto la tua attenzione sei andato verso lì e hai sentito anche quello, se n'è andato? La tua esperienza dell'assoluto può essere andata? Come può essersene andata l'esperienza dell'infinito e se se n'è andata? Chi sei tu? Noi prendiamo nel presente noi stessi per quello che siamo come essere un fatto invece che una finzione. Ma io non sono differente da te. Still some fictional memories come sometime and they. Ancora qualche memoria della finzione continua a venire, a giocare con me, ma non hanno abbastanza attrazione per darmi una forte identità con quelle. Le cose che sono qui, il respiro, le sensazioni, se ci sono, sono sempre di fronte e all'interno dell'immensità di ciò che sei, di ciò che è. Ieri abbiamo parlato di scoprire chi sei. Che forse c'è una paura nascosta dietro lo scoprire chi siamo. C'è un attaccamento all'idea di cosa noi sappiamo già di essere ora, quindi parlando dà a ognuno l'opportunità di controllare con se stesso. Sì, c'è una paura se finalmente scopro che sono quello, potrei scomparire. But the one who is sitting in the chair of awareness is itself observed. L'uno, quello seduto sulla sedia della coscienza, della consapevolezza, è differente da quella consapevolezza. We have given too much importance to a thought and a feeling. Stiamo dando troppa importanza ai nostri pensieri e ai nostri sentimenti. We have given too much importance. I pensieri presenti, stiamo dando troppa importanza a questi pensieri. Quando parlo del tuo vero sé, sembra che sia una fantasia. Sì, deve esistere, perché credo a Gesù, credo a Ram e loro l'hanno accettato, loro l'hanno trovato, quindi deve essere vero e quindi io cerco di raggiungerlo. Ma noi dobbiamo uscire da questa ignoranza in qualche modo. And it's going to happen here. E accadrà qui. Io sento che ogni cellula del mio corpo va verso questo. Ogni cellula del tuo corpo esiste in esso. Come puoi andare verso l'infinito? Yet it is understandable. From the present. Eppure è comprensibile dalla tua prospettiva che al momento ti sembra più reale. È normale che tu dica questo, ma presto la tua prospettiva cambierà. And I can only encourage. It will not be. E posso solamente incoraggiarti, perché non sarà una scoperta deludente. Oh, ho scoperto tutto e ho perso tutto. Oh, it is good that it takes time. Per questo io dico, è un bene che ci voglia del tempo per abituarti, per raggiungere questa verità di chi sei, piuttosto che ricevere un colpo in testa e diventare un Buddha. E vedrai che
rimanendo con questo sempre più, che invece di perdere qualcosa che ha veramente un valore, perdi solo le cose che ti danno difficoltà, perché è impossibile perdere la verità. Sì, l'ho visto anche l'anno scorso quando sono venuto alla stagione di Rishikesh, tutte le cose che se ne sono andate, che ho perso, era fantastico. Ma puoi perdere colui che perde? Perché in realtà una persona era seduta ai piedi di Sri Ramana Maharshi e gli ha detto: Signore, tutte queste cose che sta dicendo sono così difficili per me, il mio modo è piuttosto l'abbandono, la resa totale. Ho abbandonato tutto, tutto ciò che possiedo, la mia famiglia, il mio lavoro. E il Sri Maharshi gli ha detto: devi abbandonare anche colui che abbandona. Come può accadere? È come quando tu eri di fronte a Papaji, vorrei buttare via me stesso. Papaji mi ha detto: non puoi trovare Dio e poi ci sei tu e c'è Dio. Non può essere così. Primo, per trovare Dio, tu devi svanire. Cosa? Mi dicevo, ma se io scompaio, chi può trovare Dio? Per la mente logica può dire, ma cosa stai dicendo? E in me così è emersa molta frustrazione, molta rabbia. Avevo l'impressione che si prendesse gioco di me. Una volta c'era un Sufi che era seduto in meditazione e all'improvviso si ritrova di fronte alla porta di Allah. Then he naturally felt to knock. E naturalmente si è sentito di bussare, quindi ha bussato. So a voice inside says, e una voce da dietro la porta dice: chi è? I, my Lord. So sono io, says, Signore. Go away. E la voce dice: vattene. There's no room for two in here. Non c'è spazio per due qui dentro. Rejected by God, oh my God. He goes back into respinto da Dio e quindi ritorna alla sua meditazione molto disturbato e poi si calma e si ritrova di nuovo di fronte alla porta di Allah e bussa e una voce dice: chi è? Sei tu, mio Signore. E allora la voce risponde: entra. Stavo raccontando questa storia a qualcuno, uno degli studenti. Quando hanno bussato e hanno detto, e la voce ha detto: chi è? E la voce dice: sei tu, Dio, mio Signore. E la voce risponde: non ti credo. È solo una battuta. Non puoi far finta. Devi aver raggiunto questo spazio. E forse non ci sarà neanche più bisogno di bussare. Io ho già detto l'altro giorno, Rumi ha detto, sono davanti alla porta e busso e dico, fatemi entrare, busso, busso. Improvviso la porta si apre e realizza, stavo bussando da dentro. Una bellissima metafora, sto bussando alla porta. Perché bussi alla porta? Perché credi di essere fuori. E poi soltanto quando la porta si apre realizzi, sono già dentro. Sono già dentro e stavo bussando per entrare. E sono già dentro. Questo è il paradosso del risveglio. Noi siamo già qui. Ma anche se ce lo dicono, semplicemente ci piace sentire queste parole, ma non ne facciamo la vera esperienza, anche se alcuni invece la fanno. Quindi cosa è d'intralcio questo riconoscimento?
do that. Io sono d'intralcio, io non posso farlo. Il mio maestro mi aveva detto qualcosa che non potevo fare. Il maestro ti dirà di fare qualcosa che non puoi fare. E poi ci sarà questa frustrazione che a me è emersa, è giunta alla superficie e poi qualcosa è svanito. Quando questo è accaduto, non potevo più trovare me stesso. Cioè, non potevo più trovare nessun riferimento a chi credevo di essere fino a quel momento. Guardavo le mie mani e mi dicevo, ma non c'è nessuno in queste mani. Ma chi stava osservando? Non la persona, non era una persona che osservava. Era solo il mio sé, coscienza, che osservava. We'll come back to this, okay? We'll come back to this. So just one ritorneremo last thing. Okay, a questo. Ancora un'ultima cosa. Since I feel I cannot make myself vanish. Yes. Siccome io ho l'impressione che non posso farmi svanire, ho l'impressione che soltanto la grazia può farlo. Right now. Proprio adesso non toccare nessun altro pensiero, non pensare, oh, cerco di svanire, abracadabra, no, niente di niente, perché non posso, perché non riesco, no, non toccare nessun pensiero, nessun ricordo, sì, solo completamente vuoto, fallo adesso, perché queste parole non funzionano, funzionano? Yes. Nel mostrarti il loro non funzionare e far emergere questa frustrazione dell'incapacità della mente che quando è presa dall'identità personale non può funzionare. Io dico, non toccare nessuna di queste cose, non toccare la mente nei ricordi e nessuna proiezione, prova a farlo, tutti possono farlo, non farti coinvolgere in voglio fare e spero che un giorno, no, sii vuoto da tutte queste cose, davvero vuoto, e questo è vero, puoi farlo, puoi essere vuoto da tutte queste cose, anche se c'è un riflesso, un'abitudine a ritornare a queste cose, ma per ora non toccarle. Quando non sei coinvolto nelle tue abituali attività dei pensieri, neanche nessuna valutazione del tuo stato attuale, e anche ogni idea di che cosa accadrà dopo, cosa fare, quale sarà il prossimo passo. No, non fare, non toccare nessuna di queste cose. Se tutto ciò che è nella tua mente fosse tolto, fosse tirato fuori dalla tua testa, tutta la tua storia, chi sei, cosa hai fatto di buono e di cattivo, tutto. Cancella tutto per un momento. Are you not still here? Non sei ancora qui. Nessuna storia, non sono interessato alla storia, ai ricordi, per un momento. Sì, con questo, e dimmi, adesso, di cosa hai bisogno qui? Sii onesto about it. Sii onesto. Sii molto onesto. Che tu sia al microfono o che tu sia seduto, non fa nessuna differenza. Se tu segui ciò che sto indicando, non seguire niente per il momento. Dopo puoi occuparti di queste cose, ma adesso, adesso semplicemente sì. Questo non è qualcosa che esiste nel tempo dell'orologio. Non c'è nulla di cui essere orgoglioso o di cui vergognarsi. Sii semplicemente vuoto di tutte queste cose. Puoi farlo. Nessun riferimento a nulla.
e dai la tua completa attenzione a questo che è qui. Puoi descriverlo? È possibile descriverlo? È passeggero? No. Is there any fear here? C'è paura qui? Is there any successful person here? Qui c'è una persona che ha successo o che fallisce? What is this? Cosa è questo? No one gives any value to that. At best, nessuno gli dà valore. You may call it peace. But it's more than magari peace. Lo chiamiamo pace, peace, ma è più di pace. La pace non è che il suo profumo. La gioia è il suo profumo. What is it? Che cos'è questo? Dai questo regalo a te stesso. Non trattenerti a nessun pensiero, a nessuna intenzione, a nessuna credenza, convinzione o categorizzazione del sé. Sii vuoto per un momento. Se puoi estrarre tutto, rimarrà qualcosa che non puoi estrarre, non puoi tirar fuori. Non hai bisogno di immaginarlo. Ciò di cui sto parlando adesso non devi immaginarlo, è troppo semplice. Non hai bisogno di perdere tempo immaginando, visualizzando. Questo non ha nessun valore nel momento. Osserva solamente in maniera sobria e sì, e la mente magari arriva e ti dice: ma non è niente. But it's not a nothing with an attitude. È niente, tell me from here, ma non è un niente place, che ha un atteggiamento. Dimmi da questo next? Spazio. Qual è il prossimo passo? Dov'è il futuro e dov'è il passato? Fallo. In realtà non c'è niente che tu debba fare. Nello spazio della tua consapevolezza, presta attenzione al tuo sé. Cosa c'è qui? Now, many times mind will come and say, yeah, it was, spesso la mente verrà e ti dirà: sì, sì, era bello, adesso so come tornarci. Metti da parte tutte queste cose, non hai bisogno dell'aiuto della tua mente. Magari ti dice: ma come posso vivere così? Questo mi aiuta a pagare l'affitto? Queste sono le cose che ti dirà la tua mente. Ma tu concediti un po' di tempo per poter almeno confermare che questo spazio esiste. Supported by what? What is supporting this? Ed è sostenuto da che cosa? Che cosa sta sostenendo questo? Can it go? Può andarsene? Can it leave? Is it può andarsene? Limited? È limitato? Are you merely imagining something? Or can you stand? Se lo stai solo immaginando? Oppure puoi rimanere nell'autorità di ciò che vedi. Nessuno dà importanza a questo, perché nella vita siamo stati allenati a cercare di raggiungere cose, periture. E quindi il tuo sé imperituro non lo conosci neanche. Even with this, paying attention to this, marinating in this, prestandogli attenzione, lasciando che la tua attenzione marini in questo, esso ha bisogno di qualche cosa, ha bisogno di aiuto,
ha bisogno di amici. Presta attenzione, perché tu sei venuto qui per questa conoscenza ed è già in te. Non hai bisogno di prenderla in prestito o di chiederla. Io non posso dartela, posso solamente aiutarti a rimuovere, a togliere di mezzo ciò che tu credi la stia bloccando, così che puoi farne esperienza e vedere che non ci sei tu e questo, ma questo sei tu. Il resto non è altro che il tuo sogno. E voglio dirti, non farò una statua di te e la metterò sulla mensola. Tu sei un essere umano, hai un corpo dinamico che ti aiuta a muoverti e fare le cose in questo mondo. E va benissimo così, se sei un padre non smetterai di esserlo. No, tutte queste cose sono lì e possono rimanere lì e possono accadere all'interno dell'immutabile. Tu devi riconoscere ciò che è mutevole e ciò che è immutabile. Ciò che è mutevole esisterà sempre. E tutto ciò che tu vedi in questo spazio della mutevolezza sono cose che vanno e vengono e che puoi osservare da qui. Questa è la tua esistenza al di là del tempo. È la purezza del sé. Non c'è nessun altro sé del sé. Forse ne hai già sentito parlare in questo paese del Nirguna Brahma, ciò al di là del quale non c'è nient'altro, solamente questo splende, risplende ed è a sostegno di tutta la vita, si esprime sotto forma della coscienza dinamica che è il figlio di questo assoluto. Ma per un po' di tempo ci saranno dei dubbi, ma è davvero questo? È solo una questione di quanto spazio c'è in te? Quanta maturità c'è in te di riconoscere questo, che è la cosa più semplice. La maturità nel linguaggio spirituale è quando sei in grado di riconoscere la cosa più semplice e non le cose complicate, perché le cose complicate appartengono alla mente. E tu vedrai che in tutte le cose, conoscere questo ed essere questo, quando tu conosci e sei questo, tutte le cose si dispiegano spontaneamente, guidate da un centro che non può essere scosso, e questo centro è ovunque. Non voglio dirvi troppo, perché se sei sincero, tu puoi trovarlo ed esso trova te. Il mio corpo è ancora qua, il tuo corpo è ancora qua, ma la tua vita sarà impregnata di molto più amore, molta più apertura, nessuna paura e molta gioia. Sembra troppo bello per essere vero? Non ti sto chiedendo di credere. Ti chiedo solamente di vedere e confermare. Perché questa è l'unica conoscenza che non puoi semplicemente avere, ma che puoi solamente essere, quando sapere ed essere sono un tutt'uno. Standing there, you may still feel, okay, yeah, I kind of like that. Lì al microfono potresti avere l'impressione, sì, mi piace questo. But it still be in this body
the consciousness which has adopted the sense of personhood. Potrebbe essere che in questo corpo la coscienza che ha adottato questo senso di essere una persona si dice: ah, bene, sì, mi sento proprio bene. Il sé non è solamente un'esperienza in cui ti senti bene, un'esperienza piacevole, ma è la cosa più naturale. Non è una filosofia. It does not exclude anyone. Non esclude nessuno. It is the true God self. È il vero Dio sé. And fundamentally, essentially, e fondamentalmente, nell'essenza, questo è ciò che siamo. It is not personal. It's not a personal. Non è personale. Non è una scoperta personale. It's a universal discovery that è una scoperta universale che ha luogo in questa unità di coscienza che al momento chiami in te stesso. Tutto qui. Sometimes I say it's really a volte dico è davvero una questione di quanto tempo credi di aver bisogno per essere ciò che sei. Perché dobbiamo capire così tante cose. Sì, ma la mia mente mi dice questo, devo ancora fare questo. E creiamo così tante cose che creiamo di dover risolvere prima di poter essere questo. Ma tutto questo è mente, è Maya. There's nothing you need to do before. Non c'è nulla che tu hai bisogno di fare prima di essere. È tutta immaginazione. Ma al contempo è Dio a creare tutto questo. Egli appare come l'uno in tutti. In ognuno. Quando tu ti identifichi fortemente con la persona, tu troverai per te questo mondo sarà sia molto attrattivo che anche ripugnante. Tutto questo è una danza dinamica, ma gradualmente l'evoluzione della coscienza umana è una evoluzione verso la sua vera sorgente. Potrei chiamarla coscienza pura, ma sono solamente paura, perfezione, purezza. Non sono che parole, concetti nella mente. I have to stretch it open so that as many can relate. Dovevo spiegarlo così a tutti, così che più persone possibile possono ricevere ciò che ascoltano, facendolo incenerire completamente, diventare spirito, piuttosto che comprendere queste cose in maniera intellettuale. Molte persone sono qui, hanno studiato molto, hanno l'impressione di comprendere queste cose, eppure gli manca l'esperienza. Ma la vera esperienza di questo non è un'esperienza che verrà e se ne andrà. Tutti gli stati vanno e vengono. Questo non è uno stato. Potresti forse chiamarlo lo stato senza stato. Lo stato che non è uno stato. Prendiamo semplicemente qualche momento per concedere un po' di spazio dentro di te, così se desideri siediti, grazie. Una lettera che arriva, questa dice: Namaste. I'm very afraid that when I find that being spaventato that
che quando trovo quell'essere, io veramente scompaia, possa scomparire. Ancora, ho molta paura che quando trovo quell'essere, io scomparirò. Tutti i miei gusti, le mie passioni, giocare a pallone, il mio cibo preferito, eccetera. I like food. Io adoro il cibo. I'm very afraid e comunque that when I find, that being, sono molto spaventato che quando I troverò quell'essere io veramente sparisco. Ed è buono. È un buon, una buona affermazione perché è molto creduto che se non venga e se non venisse espresso potrebbe rimanere come una paura nascosta che ritarda il nostro riconoscimento, quello che posponiamo, quello che rimandiamo, quello di arrivare insomma a questa ultima finale riconoscimento. La scoperta di ciò che noi siamo è la cosa più semplice, più naturale. Non posso avere un rimborso perché è scoprire ciò che sei, as opposed to who you take yourself to be. Al contrario di ciò che noi pensiamo di essere, è qualcosa che continua a cambiare sempre del come siamo. Joseph dice, sono molto spaventato che quando trovo il mio essere, io scompaia. Tutte le mie passioni, will I really cease to exist as che cosa what I am? Significa sparire? No, you will cease to exist as what you are not. Scomparirò significa che smetterò di esistere? No, niente cambia, niente che devi cambiare per essere ciò che veramente sei, ma c'è qualcosa che deve succedere. Che you will stop being what you are not. Che tu smetta di essere ciò che non sei. Playfully, it could have been playfully, just like children, you know, want to play. In maniera giocosa, come bambini, no, che giocano. È un gioco. Everybody took it so seriously. Ma tutti prendono questo così seriamente. It was meant to be with water, but we took it too seriously. Dovrebbe avere l'acqua dentro, ma noi la prendiamo così seriamente. Ho paura che quando scopro l'essere veramente scompaia. Tutte le mie preferenze scompaiano. Questo è il motivo per cui è importante che ci siano maestri viventi nel mondo, in tutta la storia dell'umanità. Così che le paure che abbiamo possiamo vedere che la verità incarnata in una forma, questo è quello che vuol dire essere risvegliato, no, perché è il fatto che si abbiano degli esempi, dei modelli da guardare. Ah, io vorrei essere di più così come è lui. Quindi non può essere che le cose che ami, che ti divertono, no football here. Che non, tu non le possa avere. No, non puoi più giocare a calcio. No, no, tennis. No, no, il tennis? No, niente tennis. Food only dal and rice, nothing else. Il cibo solo, solo dal e riso. Non può essere così, dai, come può essere, so potrebbe. Joseph's asking, what does it mean to disappear? Quindi Joseph chiede cosa significa scomparire. Quando Papaji ha detto, se vuoi scoprire la verità, tu devi scomparire. Rumori da fuori. You must vanish. Okay. Tu devi scomparire.
Of course, if you don't understand, it will bring some fear. How can, why, if certo I vanish, che se non capisci porterà delle paure. Se io devo scomparire, chi è che si sveglia? Quindi quello che veramente significa è che quello che tu pensi di essere, ti risvegli da quello, realizzi che non sei quello. E semplicemente tu sarai quello che sei sempre stato, ciò che sei. Ma se è preso come io devo scomparire includendo tutte le mie cose, tutte le mie... Ma quando pensi tutte le mie cose come tutti i miei piaceri, no, non vuol dire quello. Perché Dio farebbe tutte queste belle piante, questi bei sapori? No, questo è il paradiso, non facciamo questo. In fact, you will enjoy perhaps even more, but not fai scomparire crave. Tutte queste idee. Not crave. E infatti, enjoy in verità le gusterai anche di più, però senza attaccamento, senza bisogno, perché la persona nella sua modalità della coscienza soffre questo, ma la gioia è sinonimo di te stesso. What does it mean to disappear? It means what you are not. Quindi cosa significa scomparire? What you are cannot disappear. It may have appeared to be hidden. Quello che sei non scompare. Può sembrare che venga coperto dal velo dell'ignoranza, ma questo velo viene rimosso. Veramente scomparendo smetterò di essere, di esistere? No, inizierò a scoprire ciò che sei. Inizialmente adesso stai solo immaginando ciò che sei. Siamo convinti dell'identità con l'idea di ciò che siamo. C'è anche una verità in questo, anche nel tuo miglioramento. Immagina che tu nella vita hai studiato per fare grandi cose, arte o qualunque cosa. È questa una bugia? No, voglio dire, tutto quello che sei stato preparato a fare per goderti lo farai ancora meglio, ma non sarai attaccato. È l'attaccamento che porta all'orgoglio. L'orgoglio non è importante per la felicità, quella vera. Ma prenderai questo rischio? Cosa significa scomparire? Spero che tu adesso abbia capito cosa intendo per sparire, scomparire. Come Papaji ha detto, per te, per scoprire chi sei, tu devi scomparire. E io ho detto, cosa? Non ha senso. Se io scompaio, chi starà lì per scoprire? Quindi, quando quel momento arriva, non me l'aspettavo. Quando ho ancora continuato a provare della rabbia. È un giorno caldo, molto caldo all'interno, anche all'Acnau, ma anche dentro di me. E non potevo uscire da questo calore, da questo fuoco dei miei sentimenti interiori. E in un momento è andato. Quindi quello che rimane, cosa rimane? Se io scompaio, cosa rimane? Qualcosa sta. Io rimango. Sri Ramana Maharshi says something. Sri Ramana Maharshi, lui dice qualcosa. E l'io che sottrae l'io e comunque rimane io. L'io che sottrae l'io ancora rimane io. È il paradosso della realizzazione del sé. Che significa che quello che io sono, il nome naturale della coscienza, io, perché tutti si nominano come io.
l'io che rimuove, l'io persona, la distorsione. E ancora resta, si siede nella coscienza. Sto parlando a me stesso o potete capirmi? But myself is not cooperating very well in that area. Me stesso non sta cooperando Will molto I really bene. Cease to exist as what I am? This is his final closing words. Arriverò veramente a smettere di esistere come ciò che sono? Prima di tutto dobbiamo trovare che quando diciamo questa affermazione, quando diciamo se io veramente smetterò di esistere come essere, quello che tu intendi per l'essere è solo una parte, non la totalità. Per questo viene la paura. Perderò tutte le cose buone in me? No, 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 non le perdi. Lascerai andare, perderai quello che crea dubbio in te come vera natura. Joseph, Joseph, grazie, molto bene. Facciamo un'altra. I'll try just one more for today. It says, dearest Guruji, I have a question. Saguna Brahman perceives the body and the mind and watches the mind's play. Caro Guruji, ho una domanda. It also understands Saguna Brahman percepisce il corpo e la mente e guarda la mente e i suoi giochi. Ho anche capito che con chiarezza la persona che prima credeva di essere Sara è semplicemente un concetto che cambia e non è un'entità stabile. Comunque, sembra che Saguna Brahman sta aspettando di diventare Nirguna Brahman e immagina, si chiede che cosa sarà, come sarà. Dopo spiego il termine Saguna e Nirguna. Sono cosciente che questo linguaggio è molto personale perché cioè una persona che deve sentire qualcosa. Grazie per il tuo aiuto e molte benedizioni e grazie per la maniera in cui vivi la tua bellissima presenza su questa terra. Grazie. Saguna Brahma è la perfezione, è la coscienza pura, il più alto. Nirguna Brahma è la quintessenza, perfezione della coscienza, libera da ogni distorsione, libera dalle danze degli opposti, è pura. Infatti, l'invito che è stato presentato qui è per portarvi a conoscere questa essenza del Nirguna Brahman. At present it feels to be easier Nirguna Brahman than to try and work through all the complexities of personhood in its journey. All'inizio sembra più facile lavorare su un viaggio interiore a migliorarci. Raramente viene indicato che tu sei Nirguna Brahman, non hai bisogno, perché in molte filosofie avevi l'impressione di dover fare un viaggio, andare da un passo all'altro e l'assoluto, ci saranno tante vite, quindi devo lavorare prima di poter raggiungere questo, ma tu hai già vissuto tante vite, eh? Non hai bisogno di accettare queste parole. Quindi Nirguna Brahman, l'ho descritto adesso, l'altro termine di cui voglio parlare è Saguna Brahman, che è anche Brahman, la coscienza pura, ma quando si manifesta nella diversità, in questo mondo manifesto, nella sua diversità, con il gioco della dualità, dell'esperienza, la danza degli opposti, la diversità, la sensazione di io, te, il paradiso, l'inferno, il successo, il fallimento, tutte le cose che creano
una ricchezza di esperienza, l'esperienza della nostra esistenza su questo pianeta, e che include di fare esperienza di noi stessi e della vita sulla base della nostra identità personale, una cosa oltre alla quale dobbiamo andare. Noi lasciamo costantemente sempre da parte dietro di noi alcuni aspetti della nostra personalità, ma forse ad un certo punto andrai oltre alla tua personalità per intero, tutte queste idee di sono questo tipo di persona, quell'altro tipo, ma ad un certo punto andrai forse oltre a tutte queste idee. E la domanda che viene posta qui è: Saguna Brahman, che è Brahman nella sua forma della diversità e manifesta, e Nirguna Brahman, che alcuni lo chiamano Allah, alcuni Ishwar, è chiamato in molti modi diversi, ma è la stessa essenza. È come l'acqua, la chiamiamo in diversi modi, in diversi posti, ma è sempre la stessa cosa. È solamente uno. Quando non capisci questo, quando gli esseri umani non lo capiscono, litigano e lottano, perché descrivono in maniera diversa questa cosa che è una, un'unica essenza. Saguna Brahman percepisce il corpo e la mente e osserva il gioco della mente. Stiamo a descriverlo la posizione del secondo cielo. Esso capisce anche con gran chiarezza che questa persona che io prima credeva di essere Sara non è altro che una collezione di concetti che continuano a cambiare e non è in nessun modo un'entità stabile. Siete d'accordo? Sì, volevo solo verificare, controllare con voi. Eppure, questa persona che tu credi di essere non è stabile. Un giorno dice, ah, ti amo, e l'altro giorno è arrabbiata. È una cosa che non possiamo controllare, ci sono delle forze al lavoro e la coscienza non è stabile qui. È diventata localizzata, personalizzata e diventa claustrofobica, ristretta. Ma siccome anche questa è coscienza, noi siamo attaccati a questa forma limitata della coscienza. E non crediamo neanche che sia limitata perché abbiamo questa capacità di avere grandi sogni. E quindi adesso capisco con grande chiarezza che anche questa persona, Sara, che credevo di essere prima, non è altro che una collezione di concetti che continuano a cambiare e non è stabile. Eppure mi sembra che Saguna Brahman si sta lentamente avvicinando a Nirguna, ad essere uno con Ram, con Gesù, qualsiasi sia la nostra esperienza, la nostra idea preferita di Dio. Quindi sembra che questo Saguna Brahman stia aspettando di diventare Nirguna Brahman e si chiede come sarà. E certo, non può farcela. È normale chiedersi come sarà. E come diciamo che adesso vogliamo andare sul Monte Kailash e adesso ci diciamo, mi chiedo come sarà quando sarò lì, ma non puoi saperlo finché non sarai lì. No. Vuoi sapere tutto ancora prima che accada. Quando c'è questa aspirazione, quando aspiri a trovare la verità, ti chiedi, ma mi chiedo come sarà? E in un certo modo è una buona cosa perché aumenta il tuo appetito, la tua attrazione per questo stato. Quindi mi sembra che Saguna Brahman stia aspettando di diventare Nirguna Brahman e si chiede come sarà. Sono consapevole del fatto che questo linguaggio è molto personale perché ci sarebbe qualcuno, una persona che sente qualche cosa. Puoi aiutarmi con questo
grattacapo. The whole of your life, your world, what you think and feel is tutto il tuo mondo, la tua vita appare dentro di te e di fronte a te, tutto. Tu ne sei il testimone. Se tu continui a confermare la tua posizione del testimone che osserva tutto che emerge e vedi che tutto avviene e va, ma tu non vieni e non vai. Quando tu sei consapevole che nella posizione del testimone, questo testimone non è spinto in ciò che osserva, può osservare tutto, ma non si lascia coinvolgere da queste cose. Semplicemente questa posizione in cui tutto viene osservato. Capite questo? Sì. Ascoltate ancora un poco, giusto finché andiamo a pranzo. Quindi quando ho raggiunto questa posizione in cui vedi che tutto accade di fronte a te, e qui ti chiedo, ma l'osservatore può essere osservato? Alcune persone sono molto ispirati da questa domanda. Tangible, textual things, names and forms, also feelings and subtleties. Tutte queste cose che possiamo... Questo osservatore che osserva tutte queste cose, da quelle più grossolane a quelle più sottili, questo osservatore può essere osservato? E quando ti poni questa domanda è come se ti giri verso te stesso e... Quelli che si sentono attratti da questa domanda possono rimanere e farsi questa domanda dopo, anche nella pausa del post-satsang. L'osservatore è qualcosa, è un oggetto, è uno spirito, che cosa è che osserva? E la risposta a questa domanda non può essere fuori da te, può solamente essere in te. Più osserviamo questo, più ci avviciniamo, più ci unifichiamo con la sorgente dalla quale scorga tutto ciò che percepiamo e anche il percepire. E sarai sempre più radicato nella tua vera natura. Ciò che ho iniziato a fare oggi, quando vi ho chiesto mettete da parte tutte queste cose e presta attenzione a ciò che rimane da sé. Questo modo di osservare ha un grandissimo potere, perché in genere noi ci concentriamo su cose periture, prestiamo la nostra attenzione a cose esteriori, ma quando tu presti attenzione a questo, a questa cosa che potrebbe sembrarti essere la cosa meno dinamica, eppure è la cosa più potente. E quindi tu mi chiedi, puoi aiutarmi con questo grattacapo? Benedizione, ti ringrazio. Quindi tu ti chiedi, ma chissà com'è essere in Nirguna, ma questo non è che un pensiero che emerge in Saguna, che allo stesso tempo è in Nirguna, a causa dell'abitudine che abbiamo di pensare, che quando abbiamo capito qualcosa intellettualmente lo sappiamo. Noi abbiamo questa tendenza a credere che una volta che abbiamo capito qualcosa intellettualmente, questo diventa per noi un vero sapere. Ci sono persone che credono a qualsiasi cosa, anche a delle idee folli, oppure leggono qualcosa nel giornale e credono che perché è scritto lì è vero. Ma più tu vai nel profondo, in questo spazio naturale, in te stesso, più ti stabilizzi nel tuo centro, non ne sarai deluso. E queste voci non ti inganneranno più. Ciò che io ho detto oggi, io non ho parlato con tanti interlocutori, eppure ho parlato a tutti. Ho parlato ad ognuno di voi.
se riuscite a comprenderlo. Dovete imparare a riconoscere la differenza tra la vostra mente e il vostro sé. E quando comprenderete questo, allora la mente sarà anche dalla vostra parte. E finché non lo comprendete, invece la vostra mente sarà al contempo un nemico e un amico. Ed è un bene che sia così, perché ciò aumenta il tuo potere di discernimento. Non puoi star lì seduto ad aspettare che Dio ti sbucci una banana e te la purga, no. Dovete impegnarvi a essere sinceri nella vostra ricerca della liberazione. Ma non è uno sforzo terribile, è qualcosa. È qualcosa di bello, e se avete l'impressione che sia un grande sforzo, molto difficile, è perché siete molto attaccati alla vostra identità personale. Questa persona che ha sempre paura e si dice: ma cosa accadrà se scompaio? Perderò tutte le cose che mi danno piacere? Non sarebbe una vita crudele? Perché dovrebbe essere la vita più elevata se tutto il tuo divertimento se ne va? Semplicemente vai in quella stanza e sei perfetto. No, il sé è la sorgente stessa della gioia e della pace, non la mente. La mente può solamente esserne un riflesso. Mentre il cuore risplende in questa comprensione, in questa saggezza, a causa di queste cose che sto condividendo, qualcosa può aprirsi e permette al sé di rivelarsi. Altrimenti la nostra identità condizionata magari ti sta dicendo: aspetta ancora un momento, perché ci sta cercando di dimostrare qualcosa intellettualmente. Forse è abbastanza per oggi. Osserva proprio adesso. E non usare la tua testa per farlo. Osserva nel tuo essere. Osserva, ricerca in te stesso. Il tuo essere. E senti spiritual environment. Is it noisy? Il tuo ambiente interiore spirituale è rumoroso? Oppure è pacifico, vuoto? This is going to be more important than using your mind to try and figure anything out. Questo è più importante di utilizzare la tua mente per cercare di capire delle cose. Presta attenzione al tuo essere. Fallo adesso. Don't touch the sense even of otherness. Non toccare il senso di alterità e neanche il senso dell'io. Non trattenerti, non aggrapparti a niente. Neanche all'io, che è il concetto più elevato. Non trattenerti a niente. Osserva semplicemente. Con la tua intuizione, cosa c'è qui? Sei un contenitore di concetti e sensazioni? Oppure sei piuttosto come lo spazio che si muove nello spazio? Eppure, naturalmente, tu sai di essere. Hai bisogno di tutte queste informazioni, tutte queste storie, tutto questo passato per poter essere ciò che sei? Non sei altro che il risultato di una collezione di ricordi, sensazioni? Oppure puoi semplicemente permettere a queste sensazioni
a questi ricordi di muoversi all'interno di questa immensità dell'essere. Può ciò che è può essere perso. Ciò che è, al di là di ogni rappresentazione fenomenica, può essere perso, può andare perso. O puoi possederlo, può ammalarsi. Don't give all these things to your mind. Non dare tutte queste cose in pasto alla tua mente. Inizierai a fare esperienza di un sapere, che è più sottile della conoscenza intellettuale. This silence. Questo silenzio non è fuori da te. Anche se riempie l'universo intero, esso non è fuori da te. Sei tu al di là del tu, sei tu senza il tu, tu meno il tu. Thank you for today. Thank you. Grazie per oggi. Thank you.
before, for thousands, thousands of years, per migliaia e migliaia di anni, human beings have come, gli esseri umani met, gathered, si sono incontrati, raccolti in diversi luoghi, vicino a fiumi, nelle valli, sulle montagne, nelle foreste, spinti da un desiderio ardente che sentivano in loro stessi di scoprire la sorgente di tutto questo, la fonte di tutto questo. E molti l'hanno trovato. Molti hanno trovato questa fonte, hanno già lasciato il loro corpo, unendosi alla loro vera natura. Tu non devi lasciare il tuo corpo per riconoscere il tuo sé. In realtà, risvegliarsi alla verità di te stesso è la cosa migliore di cui puoi fare esperienza. Molti hanno trovato. E adesso è il nostro turno. Noi siamo la fresca onda, la nuova fresca onda dell'esperienza umana. È il nostro turno, è la nostra occasione di entrare nella stessa profonda introspezione e trovare cos'è tutto questo, chi sono io. E Paramatman, il Signore Supremo dell'Universo, si manifesta in maniere così diverse, così che gli esseri umani possono avvicinarsi a Lui alla ricerca della verità di se stessi. Ogni religione, ogni disciplina, ogni sentiero spirituale è aperto ad ognuno. May it be so that those here in whose heart possa essere così che coloro che sono qui e nel cui cuore sentono questa spinta, questo desiderio per la verità, possa tu trovarlo e porre fine a questa mente erratica, a tutte queste distorsioni della verità e trovare, possa tu trovare l'essere che è al di là del tempo ed essere per sempre felice al di là del tempo, ed è per questa ragione che oggi ci siamo incontrati qui a Rishikesh. Perché Rishikesh è stato uno di quei luoghi dove le persone si sono incontrati per secoli e secoli per questo. Non so se noi siamo tra di loro, ma è qui, è disponibile. Perché non è mai stato perso, non è mai andato perso. Sembra solamente nascosto. E adesso questa è l'opportunità di togliere ciò che lo ricopre, lo nasconde. Non può essere perso perché è infinito. Ma noi dobbiamo andare oltre a questa tendenza, questa fase caratterizzata dalle illusioni, dall'identificazione con il corpo, i sensi. I sensi di per sé non sono un peccato, il mondo non è il nostro nemico. Tutto è una danza di questo che io chiamerei il lila di Dio, ma ognuno deve trovare il suo modo di ritornare a se stesso, al suo sé, a
al principio di Dio all'interno di ognuno di noi. E per me è una grande gioia condividere che non c'è distanza e non è difficile. È difficile solamente quando lo percepisci tramite la mente, perché la verità è molto semplice. È ricercatore della verità ad essere complesso a causa di questo profondo condizionamento che si attacca al mondo fenomenico. Ma non credere, è così difficile. No, non è difficile, è il tuo sé. Non c'è nessuna distanza e questo è il grande mistero. Come Rumi ha detto e io ho condiviso già con voi, bussavo alla porta, all'improvviso la porta si apre, stavo bussando dal di dentro, sono già ciò che sono e immaginavo di essere separato da ciò che sono, ma colui che immagina di essere separato da ciò che è realmente, esso stesso è parte del sogno di cui ed è parte del sé. Questo mistero noi dobbiamo svelare, scoprire, e questo sta già accadendo adesso. It's a play of God's love and wisdom. È un gioco, una messa in scena che nasce dall'amore e dalla saggezza di Dio. Thank you. Grazie. Yeah.
Grazie.